Io ho trovato, non ho capito ancora perché l'hanno commissariato, né l'INPS né l'INAIL, quindi non mi metto io a discutere quali sono le nuove caratteristiche, trovo sbagliata quella logica lì, non ho capito per quale ragione si doveva fare questa cosa e non ho capito quale idea in realtà hanno in testa di attivare, quindi queste che mi paiono logiche un po' autoritarie di dire adesso comando io, il problema è cosa si fa e come si realizzano sostanzialmente le riforme e io penso e ho sempre... diciamo così, ha avuto paura di chi pensa che da solo può cambiare tutto, perché uno degli elementi è che di fronte alla complessità dei problemi che ci sono, oggi bisogna utilizzare l'intelligenza di tutti a partire da quelli che lavorano. Noi le piazze le organizziamo noi e le manifestiamo noi. Noi saremo in piazza il 24 di giugno perché abbiamo lanciato una manifestazione proprio sulla sanità pubblica e dire basta morti sul lavoro perché non si può continuare a morire sul lavoro. E di piazze ne abbiamo già riempite a maggio e ne riempiremo delle altre. Per quello che ci riguarda, come è noto, la nostra proposta non è solo di introdurre il salario minimo e noi pensiamo che sia necessario farlo, ma in Italia l'introduzione del salario minimo, per quello che ci riguarda, va accompagnata da una legge sulla rappresentanza che dia valore ai contratti nazionali di lavoro, che cancelli i contratti pirata e che accanto al salario minimo faccia diventare per tutte le forme di lavoro, anche per il lavoro autonomo, i diritti fondamentali come la malattia, come gli infortuni, come la maternità, come le ferie e quindi per noi l'obiettivo deve essere in questa direzione. Sicuramente oggi questo è un tema particolarmente importante e io trovo importante che in un paese che vedi il 50% dei cittadini che a votare non ci vanno e quindi che non si sentono rappresentati da nessuno, trovi importante che le forze politiche tornino a, o perlomeno provino a occuparsi dei problemi della vita materiale delle persone che in questi anni sta peggiorando pesantemente.